Per la maggior parte dei cittadini, la battaglia a colpi di avvocati e sentenze tra il comune di Venezia e quello di Cavallino Treporti era finita nel dimenticatoio, ricordo sbiadito dai tempi lunghi della giustizia amministrativa. Oggi che quei tempi sono quasi giunti alla scadenza, però, la vicenda comincia a far paura, soprattutto fa paura al comune di Venezia, che rischia di dover sborsare circa 80 milioni di euro e di cedere il 6,8% delle società a cui partecipa. L'esempio più remunerativo? Il casinò. Ma facciamo ordine. Il contenzioso nacque nel 1997, quando gli abitanti di Cavallino Treporti scelsero con un referendum di separarsi dall'amministrazione comunale veneziana. Il capoluogo lagunare lasciò al nuovo comune tutti i beni sul suo territorio, ma il Cavallino voleva di più. E così fu la regione a decidere. Stabilì che fosse la provincia a decretare quanto spettava il comune di Cavallino e nel 2001 Ca Corner, con un calcolo basato su popolazione e territorio, dispose questo: che venisse garantito al comune del litorale il 6,82% di tutti i beni e delle società con partecipazione del comune di Venezia. Un'enormità che scatenò il rifiuto e i ricorsi al TAR di Ca Farsetti. L'ultima udienza davanti ai giudici si è svolta la scorsa settimana e ora la Camera di Consiglio è riunita per la sentenza di primo grado che verrà emessa entro l'estate. Secondo alcuni giuristi, la recente sentenza della Corte Costituzionale, che considera congruo il criterio basato su territorio e popolazione usato dalla provincia, dovrebbe dar ragione al Cavallino, ma gli avvocati del comune veneziano lasciano margini di speranza. Sarebbe giusto, in fondo, che Cavallino ottenesse il 6% di Insula S.p.A., che si occupa praticamente solo della manutenzione della città storica? Domanda che avrà presto una risposta, col suo prevedibile strascico di polemiche, di parti deluse o soddisfatte.